Sento un certo tramestio. La porta si apre. Arriva Gigliola Cinquetti. Sei il re dell'Arizona. Sei il re del Mississippi. Sei il re dell'Alabama. Nobody knows. Sei tutto, 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 proprio tutto, ma Giuseppe in Pennsylvania cosa fai? Ritorna al tuo paesello qui con noi, dove c'è la tua gente che ti aspetta. Ragazzina di tanti anni fa, Giuseppe in Pennsylvania cosa fai? L'America l'hai vista tutta ormai, io ti prometto che se tu ritorni, la banda per un anno suonerà, ma tu non puoi aver dimenticato la lunga strada. Sempre un giro vicino allo steccato. No, no, Giuseppe, tu non hai dimenticato niente. Giuseppe in Pennsylvania cosa fai? Ritorna al tuo paesello qui con noi. Mancano sempre i freni alla corriera, ma un giorno l'aeroplano arriverà. Ragazzina di tanti anni fa, ma tu non puoi aver dimenticato la lunga strada che porta su in collina. C'è sempre un giro vicino allo steccato. No, no, Giuseppe, tu non hai dimenticato niente. La 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 la. Giuseppe mio, Giuseppe in Pennsylvania. Gigliola, 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 vieni, vieni, ti stiamo aspettando. Ti stiamo aspettando perché solo avendoti qua potremo dare inizio al nostro giochino. Tu ormai lo conosci, però sì. Per avere due concorrenti bisognerebbe chiamare anche il secondo. Lo chiamiamo? Chiamiamolo. Albano! Ciao. C'è una così bella voce anche che uno dice, venga anch'io, così. Molto bene, ormai il giochino lo dovreste conoscere. Su questo schermo di plastica vedrete poi entrate delle diapositive di cose fatte, persone di attualità. Voi schiaccerete il pulsante, il primo che schiaccia il pulsante avrà diritto a dedicare una canzone alla fotografia che noi vedremo su questo schermo. Naturalmente chi dedica più canzoni vince un premio, un magnifico premio. Oh, oh. Siete pronti? Potete girare le sedie, sennò come fate a vederci? Gli occhi nella nuca solo i marziani ce l'hanno. Molto bene? Siamo pronti? Allora... vedrete apparire adesso un famoso attore, investigatore, che ha un debole per le donne di quadri e per i nomi stranieri. Diapositiva prima, via. Ubaldo Lai. Coraggio? Coraggio, una canzone per Ubaldo Lai, vi prego. No, è finito il tempo. Era così facile. Era così facile. Potete cantare. Tu vuoi fare l'americano, l'americano, ma sei nato in Italy. Non è mica male. Vediamo un pochettino, adesso vi faremo vedere un diabolico pupazzo, un protestatario, un provò. Diapositiva? Provolino! Ah, sei stato rapido stavolta, eh? Cosa diciamo? Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Ah, tu mi fai girare, molto bene, molto bene. Gigliola, Gigliola, sì, bisogna reagire, non basta essere così semplici, bisogna reagire. Vediamo un pochettino. Dunque... due simpatici regnanti, due monarchi di un piccolo e tranquillo stato. Diapositiva?
Diapositiva, ecco, Gress. Non hai fatto nemmeno dire, abbiamo visto Gress e Ranieri di Monaco. Puoi tornare, chérie, a Monte Carlo. Ah, bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Chérie a Monte Carlo, sapete. Siete 1-1 e siamo alla terza diapositiva. Dunque, eccovi un attore, cantante, intrattenitore, showman, direttore d'orchestra, Dorelli e altre cose. Diapositiva? Johnny Dorelli. Coraggio, coraggio, Johnny Dorelli, via, una canzone per Johnny Dorelli. Ecco, sei fuori tempo, però sentiamo. Innamorarmi di te perdutamente, sono cose del genere. No, adesso bisogna spiegarla questa faccenda, No, bisogna spiegarla, no, bisogna spiegare. Innamorarmi di te perdutamente. Beh, insomma, con tutta questa questione qua, sentimentale che c'è sotto. Amen. No, perché da te avrei potuto ammettere che ti fossi innamorato della voce di Dorelli. No, comunque potevi anche cantargli Bada Caterina. Ed ora il rampollo di una casa reale, un principino molto giovane, però già noto per le sue giovanili scappatelle. Diapositiva? Carlo d'Inghilterra. Gigliola. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Comunque credo, vabbè, è buona, però credo che sia un po' difficile che lui si faccia mandare dalla mamma a prendere il latte. Non so, potrà andare a prendere una tenuta di mucca intera, ma il latte, insomma, diciamo così. Sì, però anche non ho l'età, non ho l'età, non andava male, vero? Per regnare. Molto bene, ed ora una giovane e famosa cantante dai capelli rossi, anzi adesso un po' biondi. Sì, prima si chiamava pel di carota, adesso forse pel di limone, non si sa ancora. Diapositiva? Rita Pavone. Albano. Torna vicina mia, torna dal tuo papà. A forza di frequentare questo ambiente le cattiverie si imparano subito. Comunque state 2-2. 2-2 e l'ultima diapositiva servirà di spareggio per proclamare il vincitore. Dunque, una ballerina molto brava, molto bella. Anzi, è la nostra prima ballerina. Diapositiva? Marisa Ancelli, qualcosa per Marisa Ancelli, via, è facile, Marisa Ancelli, non lo so. Prima le donne, ma è così facile. Grazie, fai tu. Per esempio? Ma come balli bene, bella bimba, non lo so, qualcosa del genere. Sì, siete pari? Non importa, li proclamo tutti e due vincitori.